Chiara cresce in semplicità, facendo tesoro degli insegnamenti dei genitori e delle parole del Vangelo. Chiara è proprio una bella ragazza, piena di vita, solare. Le piace la musica, le piace tanto cantare. Sa farsi apprezzare, è sempre circondata da amici. Non sa mai stare ferma, ama lo sport che pratica con costanza e passione. Anche quando si trasferisce da Sassello a Savona, la sua vita continua ad essere sempre raggiante, arricchita dalle parole del Vangelo e dalla vicinanza del gruppo dei geni. Nel suo essere c'è sempre qualcosa che la spinge verso gli altri, verso chiunque, tanti dei quali in poco tempo sa trasformare in amici. Con la scuola non va tanto bene. Sono stata bocciata. Per me è stato un dolore grandissimo. Non volevo dare questo dolore a Gesù. Ci è voluto un po' per riprendermi. E ancora, quando ci penso, mi viene un po' da piangere. Non ti preoccupare. Sei davvero in gamba. Vedrai, sono sicura che riuscirai a recuperare subito. Sei una ragazza forte. E sono certa che con l'aiuto di Gesù ce la farai. Sai, Chicca, questo fallimento in fondo mi è servito. Mi ha fatto capire una cosa fondamentale, che ho sentito dire anche a Chiara Lubick. Non ci può essere gioia se non si affronta il dolore, come ha fatto Gesù sulla croce. E io adesso voglio scegliere Lui come mio sposo e prepararmi con gioia per quando viene. Ti voglio bene, Chiara. Per me sei come una sorella. Io ci sarò sempre. Sai, non vedo l'ora di andare in vacanza insieme. Ci divertiremo tantissimo. Sì, anch'io. Sono contenta che papà me l'abbia permesso. Adoro il mare. Ci faremo lunghissime nuotate. Sarà bellissimo. E Gesù ci seguirà. Dai, Chiara, cantiamo una canzone. Oh, sì. Bello, dai. Thank you.
Gaetano, vieni, giochiamo un po' ora. Una sfida a tennis, vediamo quanto sei brava. Vai, Chiara. Sì, vai. Ah, Chiara. Chiara ha un tumore, tra più spietati e dolorosi. La notizia è tremenda, ma Chiara non si abbatte. Comincia la trafila delle analisi, poi a Torino arriva il giorno dell'intervento. Siete voi i genitori di Chiara? Purtroppo è un tumore, dei peggiori che ci sono. È un osteosarcoma, bisogna operarlo urgentemente. Solo lui può aiutarci a dire la grazie. Possiamo procedere con l'intervento. Se volete entrare un attimo a salutare Chiara. Grazie. Mamma, se non dovessi svegliarmi più, quando farete la messa, vi aggiungo di cantare forte. Siamo pronti, prego. Vorrei entrare a vederla. Perché Gesù? Perché? Se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. What we have around
arriva il giorno della prima chemioterapia e le dicono che perderà i capelli. E lì Chiara si accorge che le cose si fanno veramente serie. È il 14 marzo 1989. Tornata dall'ospedale dopo la prima terapia, Chiara è molto pensierosa. Più. L'ho capito, ho un tumore. Perché Gesù? Perché proprio io? Adesso non parlare. Non parlare. Passarono 25 minuti, 25 interminabili minuti. Quale battaglia si stava combattendo dentro di lei? Mamma, ora puoi parlare. Chiara aveva detto il suo sì fino in fondo e non sarebbe più tornata indietro.